Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti al TAC. Mi presento subito, io sono Claudio Cazzisa. Non è vero, non è vero, sono Anna Andrea Vitrano. Non è vero, sono Ivan Fiore, non è vero, non so chi sono. Sarei anche un presentatore, pensate. Io ho 40 anni e da 19 anni che faccio il comico. Dovrei essere il tutor a quest'età. E vabbè, ho dovuto dare dei consigli, ma questo è il TAC, il laboratorio comico, sperimentazione. Un gran laboratorio dove le battute da voi vengono capite, da voi vengono spiegate. Non lo so che cosa devo dire. Posso fare una battuta per capire dove sono andata a finire io? Ci sono due piccoli alberi, due bonsai, e uno dice all'altro: giochiamo a carte. Ok, giocarono a ramino. Eh sì, siamo messi malissimo, e lo so, ma in questo modo era per sdrammatizzare il TAC, questo colpo di genio. TAC, T-A-A-A-C, T, talento, A, alento, A, fan, A, dobbiamo iniziare in qualche modo, quindi è giusto. Ora, siccome io devo dare tutta la mia personalità, il mio aiuto, la mia esperienza, io ho detto a tutti: ragazzi, seguite me perché io sono un veterano, quindi dovete seguire i miei ordini. Se io vi dico di entrare, entrate, se non ve lo dico non entrate, quindi dovete ascoltare quello che dico io, perché io sono il presentatore e io... Vai! Avanti! Signor psicologo, io ho un problema. Mi dica. Io sono un tipo inconcludente. In che senso? Nel senso che tutto quello che incomincio, poi non lo... Scusatelo. Buonasera, buonasera. Mi ha mandato qui mia madre. Me la saluti. Io non volevo venire perché ho fatto il voto del silenzio. Ormai ho deciso di non parlare più da almeno... C'è scritto qua? Da almeno 10 anni. Ma vaffanculo! Ma lei non è che può fare e così. E loro erano i Sale e Pepe! Sì, però gentilmente quando vi presento salite su questo palco, questo meraviglioso palco. Made in Sicily, sì, la Sicilia regna sovrana, il nostrano, i talenti comici, quelli bravi, quelli che pensano alle battute. Mi ritrovo nel deserto, una bicicletta mi viene incontro e non la guida nessuno. Guardo attentamente la ruota, mi raggio. Sì, perché questa è la comicità. Pensate un po', adesso arriveranno su questo palco quattro veterani, quattro caratteri diversi, quattro uomini, forse tutti uomini diversi l'uno dall'altro. Uno è pelato, uno ha il pizzetto, l'altro ha la barba, l'altro ha i capelli, la barba, il pizzetto, è pelato, è tutto. Sono loro, diciamo, il talento vero della nostra comicità, come tutti gli altri. Signore e signori, sono quasi pronti, sono pronti i quattro gusti! Perché non è che è facile che una... Eccoli qua! Dieci anni senza vederci, ci becchiamo qui al TAC. Ti sei sposato? Io mi sono sposato, c'ho pure due bambini. 10 anni che sono? Tu ti sei sposato? No, troppe cose da dire. Troppe cose da dire in 10 anni. 10 anni, quante cose ci dobbiamo raccontare? Oh, picciotti, ho scaricato un'applicazione troppo bella, una delle ultime. Guardate cosa fa, guarda. 12. Cosa? Che ti conta i peli del naso. Wow. Che è troppo bello. Troppo bello. Oh, compa, ti ho mandato un messaggio su WhatsApp e non mi hai risposto. Boh. Compa, scusami, con tutte le cose che ho da fare, vediamo un attimo. Ah, sì. Bene, grazie. E tu come stai? Ah, sto bene, grazie pure io. Sono con i miei amici. Oh, compa, anche il dialogo è una cosa è importante, fantastica. La comunicazione. Ormai con queste tariffe si paga poco. A proposito di tariffe, ragazzi, io ho fatto l'ultima attivazione a Live Inclusi. A Live? Pure l'aperitivo di vabbè, quella là c'è tutto. Quella là c'è tutto incluso, messaggi, internet chiamate illimitate. E pensate che con sole 99,99 euro al mese, con un solo euro scatta la risposta, posso chiamare anche in America. Mille, tu hai tanti parenti in America? No, ma non si può sapere mai. Ah, vabbè, c'è. Aspetta un minuto, fammi abbirire. Che a 12 come me. Scopa. No, io invece ho il digitale, il satellitare, l'antenna, Sky. Questa applicazione è bellissima, si chiama l'ascensore pure, va. Ascensore! Bellissima! Chiaro, poi c'è questo. Che fa? 86, mi pesa. Ma giusta la picchia è brutta.
36, la febbre. E ora poi cade. Oh, dimmi una cosa, ma ho tutte queste applicazioni per chiamare, quanto spendi? Eh no, scemo, se lo compravo che dovevo chiamare mi costava di più. Non capisco. Ah, c'è. Un altro aspetta, per me, tu sei bello peloso. Che infatti, 120. Quanta briscola. Oh, ragazzi, invece ho scaricato un'applicazione, pensate, metto il telefono fuori dal parabrezza e mi dice se sta piovendo. Che bellissimo. Se proprio spunta, sta piovendo. E come si sente il suo telefono? Una volta sola gli è venuta l'influenza. E vabbè, che hai fatto? Gli ho messo la supposta nell'entrata USB. USB! Ma che c'entra USB e l'USL dei telefoni? Signora, non c'è niente. No, che c'è? Si sono seccati i broccoli. Aspetta, broccoli. aspetta, quali broccoli? Un minuto, fammi a bere che tu sei bello peloso puro. Che ha 31. Bacchianorre. Bella. I broccoli mi si sono seccati. Ma quali broccoli, Giuseppe? Sì, c'è un gioco e tu pianti gli ortaggi. E poi anzi, me lo mando l'ortaggio così mi aiutate. Però l'applicazione studia il telefonino e vede la persona che sei tu. E quindi ti manda l'ortaggio che è più vicino al tuo carattere. Minchia, un tema facissimo. Mamma mia. Danilo, Totò, Domenico, invio. Oh, Giuseppe, hai ragione, è intelligente questa applicazione. Mi è arrivata la patata. Minchia, a me mi sono arrivate due belle melanzane. Beati voi. E a te? Mi sono arrivati i piselli. Buon gustaio. Perché studia la persona, capito? Oh, ma che siamo qua e non ci vediamo da 10 anni. Ma perché non gli facciamo una bella videochiamata? Bella, amore, dai. Veloce, dai. Dani, girati, Dani. Mi vedi, Giuseppe? No, girati, Dani. Girati, Dani. No, scusa, proprio la faccia da culo. Domenico, ciao, dove, tutto a posto? Domenico, guarda con chi sono, con Totò. Ciao, Domenico. Aspetta, ragazzi, vi faccio salutare da qualche un pugno di amici. Salutate. Ciao. Ma che salute che hai sudato? È arrivato un messaggio. Anche a me è arrivato un messaggio. Io pure. Con questa videochiamata hai speso 1,50 euro. Io pure, 1,50 euro. Io 1,48 euro. Io 37 euro. Quanto? 37, però lo posso chiamare in America. Ah, certo. 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 Sì. Chi è? Hello? Yeah. No, woman, no cry. Yeah, yesterday. Remember, yes. No. Fuck you. Ah, non fuck you. È l'America. No, che c'entra? È un amico mio di Pioppo, mi sta dando ripetizioni. Casomai dovessi chiamare in America. I quattro gusti. Loro erano i meravigliosi quattro gusti ed è bella la comicità perché in quattro riescono a creare un'energia, un flusso, il tac, questo il tac è un colpo di genio, il tac, non me l'aspettavo, è una sorpresa, il tac è una genialata, il tac è sto camminando, alla mia destra un cavallo alato e uno in mezzo. Lo so, questa neanche da casa la capisco e cambiano canale. Però è questo, è bello sentire le parole, ascoltare, cioè, ma che cosa voleva dire? A volte non si capisce, a volte si capisce. Amore, se stai dormendo fa niente, ma se sei sveglia puntati alle 8. Cioè questa era difficile pure per me quando l'ho scritto, ho detto non fa ridere, però ho detto è laboratorio. Amore, non ti sento. No, stoppati, non è quello il problema, guarda, veramente. Non riesco a farmi mio marito, mi faccio almeno il cruciverba. Che almeno ci guadagniamo qualcosa. Allora, definizione, 7 orizzontale, 2 lettere. La fine di un'idea. La fine di un'idea. Dopo, quello dopo. La fine di un'idea. Dopo ho detto, la fine di un'idea. Un attimo, dopo ho detto. Ma vaffanculo, non ti parli. La fine di un'idea. Lui e lei, assurdo. Lui e lei. Ma poi chi è lui e chi è lei? Lei è lui ha i capelli lunghi e lei chi è? Non si sa, però è questo. E questo è bello perché l'equivoco a volte riesce a dire delle cose senza... Fammi cantare. Ma tu non sei quello di sempre, però mi sembri diverso. Presentatore,
Lucia. Lucia, chi è? Ti voglio bene, Lucia. Fammi cantare. Presente, voglio cantare. Stai cantando. Lucia. Uè, voglio cantare, si è capito che voglio cantare. Se mi devi fare cantare, sono venuto per cantare, fammi Scusa, cantare. Scusa, ma sei milanese e canti napoletano? Certo, perché il cantante neomelodico non esiste. Sono tutti imprenditori del nord che abbiamo annusato il business. Ma che hai capito? Vero? Gianni Celeste è di Casal Pustellengo. No, è di perché Napoli, Gianni no, Celeste. No, 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 no. Natale Galletta. Di Napoli. No. Di Cusano Milanino. Se, e Tony Colombo? Bravo, bravo. Tony Colombo in realtà si chiama Ambogio Cazzaniga Galbusea di Pieve Tagliate Novarese Inferiore Risotto. Ma manco esiste sto paese, Tony Colombo è di Palermo. No, no, provincia di Cuneo. Vabbè, provincia di Cuneo. No, perché ti vedo refattaio, ti vedo mediocre refattaio, mediocre e refattaio. Cioè, mi fai un po' schifo. Cioè, ma che c'entra? Perché mentre tu aspetti che ti diano un impiego alla regione, io cavalco il business, capito? Lucia, vuoi cavalcare il business? No, lascia, scusa, perché, signore. Perché, capito, perché tu sei mediocre, me refattaio è mediocre. Il cantante neomelodico dove lo metti sta? E dove lo metti sta, per esempio, tu hai bisogno di nobilitare la tua festa, chiama il cantante neomelodico. Hai bisogno di dare un senso al tuo panzo, chiama il cantante neomelodico. Hai bisogno di un artista che prende pochi soldi, chiama il cantante neomelodico. No, chiamati a Toto Cutugno, non posso fare tutte cose io nella tua festa di merda. Abbi pazienza. Ma che ti ho invitato? Ma poi... al massimo, io posso allargare gli orizzonti. Allargare. Lucia, vuoi allargare gli orizzonti? Per cortesia, signora Lucia, mi scusi. Oh, se... capire, perché ma... il cantante neomelodico. Allora, non so. Lucia, scusa un attimo. Puoi stirare tutti i giorni con tua madre, Lucia. Puoi spolverare quando vuoi con tua sorella, Lucia. Puoi lavare con questo e con quello, Lucia. Smettila di scopare con mio fratello. E qua c'è il doppio senso qua. No, no, ma che cos'è? Il dramma, il dramma. Ecco qua, la cosa che non sopporto del cantante neomelodico è il dramma. In qualsiasi canzone ci deve infilare uno che è morto, uno che è arrestato, uno che tradisce. Ma una cosa allegra, ma cantami una canzone allegra. E dammi un argomento. Guarda, più allegro. Un bambino che gioca a calcio. Bello. Un bambino che gioca a pallone con gli amici. Che bello. Sorridono felici e sono felici e giocano forte e nell'area di rigore. Dai. O bambina sa calcio e muore. Ma che cosa è pure? Vabbè, d'accordo, il bambino è morto. Però il pallone è andato in rete. Uè, ha vinto la partita. Ma se ne vada! Marco Manera! Questo è il folle neomelodico tra milanese e follia. E sì, bravissimo. Però io alla follia vorrei dare un rimedio, perché... Uè, chi? I giochi tu a Milano, il Catania a Milano può vincere mai, e poi il pazzo sono io. Ma dico, ma ci vuole intelligenza, e poi il pazzo sono io, ma poi il pazzo... No. Chiedo scusa, si può avere un caffè? No, guardi, ha sbagliato, questo è un palcoscenico. Non siamo al bar qua. No, questo è il TAC, stiamo facendo... Un caffè, ma se c'è la macchinetta là? Ma qual è? No, guardi, il bar è là fuori, si può uscire, grazie, stiamo facendo... Il caffè facendo... non si nega a nessuno, a Palermo il caffè non si nega a nessuno, ti sto dicendo a caffè il Palermo non si nega a nessuno. Ma mi stai negando il caffè? Allora tu vuoi fare male il discorso, allora me lo devi dire prima, no, allora non venivo. Ma lo fa un caffè, si può avere un caffè? Cioè, non avevo visto la macchinetta, certo. Si può avere un caffè? Non avevo un attimo. Grazie. Grazie, mezzo cucchiaino di zucchero. Lo può mescolare bene, per favore, perché sennò... Grazie, no, me lo lascia, un goccino ne voglio io. Proprio per bagnarmi le labbra, va. Siccome devo fumare, ne voglio un goccino proprio, poco e me ne vado. No, un altro poco, solo può prendere, un goccino ne voglio. Poco. Grazie. Mi, tutto su figlio! E poi il pazzo sono io! Pazzo! Ma scherziamo, ma per Stefano Piazza! Ah. Stefano Pazzo, non Stefano Piazza! Bello che la musica è sì. Allora, la pazzia, però, guardate che questo momento è un momento cardine di questo programma, perché si parla di pazzia, ne abbiamo raccontato, ma pensate per questo mestiere che vi racconterò adesso. Un uomo
che bisogna essere pazzi per fare questo lavoro, un eroe, perché deve avere coraggio, pazzia e coraggio, questo mix, un vigile del fuoco, signori. E io sto per raccontare le sue gesta, anzi lo abbiamo qui e lo presentiamo, Gaetano Passa l'Acqua. Guarda, se bruciasse la città, bah, da te, da te, da te io correrei, anche il fuoco vincerei. Eppure la sigla proprio bella. Leggenda racconta che io da solo, con un solo soffio, spensi tutta la foresta amazzonica infuocata. Sì, vabbè. Vabbè, magari ho preso il fiato due volte, dico. Sì. Va bene, era un cerino a terra e l'ho schiacciato col piede. Niente leggende. Cose concrete. Cosa ha fatto un bel salvataggio? Leggenda racconta. No, no, no. Leggenda racconta che non ha capito la domanda. Non ho capito. Una cosa concreta. Cosa ha fatto di concreto? Una cosa concreta. L'altra sera. Vai. Erano le 14:97 in punto. E allora. E 96 è un orologio speciale dei pompieri. Arrivai lì. Allora, alla fine del mio turno, la centrale mi chiamò e mi disse: palazzo in fiamme! E allora io mi precipitai da questo palazzo in fiamme. Arrivai e vidi uno spettacolo indecente. Le persone che gridavano: ah! Stavano già male. Sì, a destra, a sinistra. Ma che film di zombie questo? Cioè, un delirio. Allora arrivai lì e fra tutti vidi una signora che implorava il mio aiuto. E allora mi fiondai dalla signora e le dissi: signora, qual è il problema? E figlio mio, vuoi aiutare? Tu vuoi aiutare? Perché io lo faccio tutta la mia vita. Tutta la mia vita. Tu devi andare a recuperare il cofanetto che contiene la mia vita. Signora, ci penso io. Bravo. E allora le dissi: signora, che piano abita? Tredicesimo. Il nostro impavido eroe cosa rispose? E io gli dissi la cosa che dicono tutti i pompieri: signora, su chi la picchiare lei? No, ma che cosa dici? No, invece no, stava scherzando, cosa fece? Stavo scherzando, allora mi fiondai su per il palazzo, fra cunicoli e passaggi, sottopassaggi. Ma che cosa era? Cioè, ma arrivai lì finalmente fra il fumo e le macerie, mi intrufolai, diedi alla signora una radiolina per parlare dal basso e capire dove era questo cofanetto. E allora immediatamente presi il cofanetto e dissi: signora, io sono sopra. Allora, benvenuto nella casa. Signora, lei mi deve dire dov'è il cofanetto. Io sono qua sopra, sto rischiando la vita. È tutto infuocato. Dove devo andare? Sono in cucina. Hai mangiato? Signora, lei mi deve dire dov'è il cofanetto. Giusto. Guarda che non fare complimenti, figlio mio, che c'è dentro un frigorifero dove tutte cose. Signora, lei mi deve dire dov'è il cofanetto. Accanto alla foto dello zio Giovanni. Ma qua è un zio Giovanni, signora. Io in questo momento c'è il fuoco sopra di me. Io non ce l'avevo. Lei mi deve dire dov'è il cofanetto. Bravo. Ah, all'entrata. Cioè, lei mi fece fare 400 metri quadrati di casa. Ma non importa. E il cofanetto, ma non importa. Bravo. Non importa. Allora gli andai lì, presi il cofanetto e lo diedi alla signora. Oh, il nostro eroe, signori. Un eroe. Impavido. Arrivai lì dalla signora, io felice di aver recuperato quel cofanetto. E disse alla signora: signora, ora lei però, per curiosità, mi deve dire, visto che sto rischiando la vita, lei mi deve dire che cosa c'è dentro questo cofanetto. E la signora mi rispose: e allora c'è la tessera dei punti della Coop, che mancavano due punti per prendere il caffè, quello Mocona. Cioè, signora, lei mi ha fatto rischiare la vita per il caffè, per i punti del caffè, per comprare la caffè. Ma io credevo ci fossero magari le ceneri di suo marito lì dentro. No, mio marito è sopra che dorme. No, ma per cortesia! Leggenda racconta che la signora è vedova, ma fa un caffè. Leggenda racconta che lui è Fabrizio Sansone. Gaetano Passa l'Acqua. Eh sì, bravissimo, straordinario, incendiario e infuoca gli animi del pubblico che ci ascolta. Ma io lo devo dire, ci vuole anche pugno fermo. E sì, a volte sono stato così lascivo, con qualche ragazzo litigato, ma pugno fermo, perché dai, in gamba. Signor psicologo, io ho un problema. Sono convinto di parlare con una persona quando in realtà sto parlando con un altro. Questo dirò domani allo psicologo, amore. Ciao. Ma la vedete con chi ho a che fare? Signor psicologo, lo zente. Ho capito, lei ha un problema di lettere. Lei confonde la S con la Z. Esatto. Non ci avevo fatto caso. E facci cazzo. La S al posto della... Facci cazzo. Il nostro tempo è finito. Peccato, faceva il cazzo mio e... Loro sono i Sale e Pepe! Entrano quando decido io! Sì! È troppo bella, forse questa è la parte più bella del tap, la sigla, bellissimo! Però lo psicologo io l'ho dovuto utilizzare anche qua. Ma non mi vuoi sentire quante volte te lo devo dire, che poi pazzo sono io, ma è una cosa incredibile. Ma la gente è veramente pazza, ma che fa abbiamo? La gente è folle, è fuori di testa. Incredibile, si può avere un caffè? Di nuovo, guardi, questo non è un bar. Di nuovo io lo devo dire, io l'ho detto prima, qua siamo al bar, ci ho chiesto un caffè, non è che ci ho chiesto chissà che cosa. Ho capito che è pazzo, vabbè, no, non avevo visto la macchinetta. Là,
Il caffè lo vuole zuccherato, non lo prendo io, assaggio, l'ho finito, no, che palata non la fai, ecco qua, ecco qua. No, lo volevo tutto. Lei è pazzo! Cioè io sono pazzo, il primo fa un zucchero su vino e poi pazzo sogno io! Sì, allora no, perché io fate l'applauso perché a me non mi piace, no. Si può avere un caffè? Si può avere un caffè? Io mi incazzo! Si può avere un caffè? Io mi innervosisco! Si può avere un caffè? Mi innervosisce questa cosa, mi innervosisco! E c'è tutti questi caffè che si piglia! E poi il pazzo sono io, ma che fa scherziare? Veramente più bella adesso, signori, perché noi non siamo ignoranti, quasi tutti ma non tutti, perché questo è un momento istruttivo e non distruttivo, signori, perché noi abbiamo qui una maestra che ci racconta la sua storia, una maestra straordinaria, perché il bello dell'insegnare è saper insegnare, perché non tutti sanno insegnare, lei è veramente brava, lei la accogliamo con un meraviglioso applauso, la maestra Maria Grazia Maltese. Vuole dire al momento ex maestra, in questo momento sì, sono in congedo, perché c'è stato un piccolo equivoco, un fraintendimento, fondamentalmente non è stato apprezzato e condiviso il mio metodo basato sulla sincerità, cioè praticamente c'era questa festa di carnevale, no? Più o meno 2 mesi fa, e allora c'erano tutti i bambini vestiti in maschera, graziosi, allora a un certo punto vedo una bambina vestita da principessa e dico, principessa, vieni qua, che sei graziosa principessa, ti senti una principessa? Non sei una principessa, sei brutta, sei una bambina brutta con un costume a forma di meringa, te lo tiene pure stretto, sei pacchiona, brutta, sì. Cerchi il principe azzurro? Non esiste il principe azzurro, l'unica cosa che vedrai di azzurro è il rio azzurro! Vai, piangi. Dalle chi c'è? Spider-Man, vieni qua, piccolo Spider-Man. Ti senti Spider-Man? Non sei Spider-Man, sei un bambino con un costume di Spider-Man. Ti ho lasciato pure l'etichetta, 6 euro, mia, sai, te cosa. Spider-Man, facciamo una cosa, ti prendo, ti lancio sul muro e vediamo se ti appicci, che vai, Spider-Man. Vuoi spormire il rognotello, vai. Aspetta, facciamo una cosa, un'idea, andiamo al sesto piano, ti butto e vediamo che succede. Non fare così. Mamma mia, qua che cosa c'è? Ma che cos'è una befana? Mamma, che naso brutto, ma che cos'è? Ma che plastica, mamma mia, ma che parrucca, ma che paglia brutta. Aspetta, si è fatta pure la pelle finta, aspetta, la pelle finta, che cos'è? La nuova direttrice? Piacere? Insomma, questa è la storia di come sono stata licenziata, no, per un piccolo equivoco. Dica un disguido, anzi, siamo qui, disguido. Le telecamere ci stanno guardando, sono più di milioni e milioni di persone che ci ascoltano, magari io, altre era, direttrici, era può per... capitare magari un equivoco. Sì, ma per essere sinceri. È una bravissima maestra, una gran maestra, un rapporto con i bambini straordinario, anzi, diciamolo a tutti, diciamolo alle telecamere. Cara maestra, per te i bambini sono... Bastardi! No, brutti! No, no. Maria Grazia Maltese! Sì. Che mattacchiona, Maria Grazia, stava scherzando, quindi direttrici, prendete spunto perché è veramente spiritosa, perché l'ironia paga sempre, anche nei momenti... Amore, mi dici qualcosa che mi fa impazzire? Ho invitato mia mamma a cena. Non in quel senso, qualcosa di sporco. Ed è da una settimana che non si lava. Non me ne frega niente di quella stronza di tua madre. Dimmi qualcosa che mi fa vergognare, che mi umilia, qualcosa. La mamma ci sta guardando alla prima fila. Mi scusi, disgraziato. Scusa mamma, ho detto una minchiata, scusa. Eh sì, Lorenzo, Paolo e Roberto Pizzo, Paolo e Pizzo, bravissimi, sì, perché si sdrammatizza.
L'esaltazione della coppia, lui e lei. Amore, domani vieni a casa mia che non c'è nessuno. Poi ci vai e neanche c'è lei. Infatti te l'ho detto che non c'è nessuno. Le sorprese, rimanere sempre lì e trovare sempre la parola giusta da dire. Però ci sono momenti e momenti. Il momento anche di fare quella battuta per cambiare, per sdrammatizzare un momento triste. E pensate che ora ritorneranno i quattro gusti a raccontare con filosofia, riuscire a sdrammatizzare un momento serio e impegnativo, perché a volte far ridere in quei momenti serve a consolare. Salve. Oh, solo questa aveva, va bene, mettiamo la cravatta. Sono sempre migliori che se ne vanno. Eh già, siamo solo di passaggio su questa terra. Eh già, il problema è per chi rimane. Eh già, almeno ha smesso di soffrire, poverino. Se n'è andato nel fiore degli anni, se n'è andato. Eppure stava così bene. Ma prima o poi tocca a tutti. Oggi ci siamo, domani chissà. Di nuovo. Mamma mia. Ma com'è successo? Non lo so, adesso chiedo. Grazie. Ma com'è successo? Non lo so, adesso chiedo. Ma com'è successo? Com'è successo? È come se fosse stato ucciso. È stato come ucciso. Dice che l'hanno ucciso. Ah, poveretto. Ma chi l'ha ucciso? Ma chi l'ha ucciso? Chi l'ha ucciso? È stato il Dow Jones, il Nasdaq, il FTSE MIB. Sì, è stato il FTSE MIB. È stato lo Zibib. Beveva. Ah. Brutto vizio. Ma com'è andata precisamente? Com'è andata? È stata la borsa. La borsa gli ha dato il colpo di grazia. Grazia l'ha colpito con una borsa. Ringrazia che l'hanno colpito con una borsa. Ce l'hanno colpito e ringrazia pure. Ma chi l'ha colpito con questa borsa? Chi l'ha colpito? Investimenti sbagliati. Il cuore non ha retto. È stato lo spread. Il cuore non ha retto. È stato Fred. È stato il freddo, sia al cuore che ha retto. Che sia al cuore che ha retto. Ai! Ah, povero. Sì. Ah, poveretto, quello. Sì, ah, poveretto. Poveretto, una parola, poveretto. Ma che c'entra il freddo? Ma che c'entra Fred? Lo spread, vuoi dire? Ma non tanto lo spread quanto i bond. Sono stati i bond, il bond tedesco è stato. È stato bond, era tedesco. È stato James Bond il tedesco. Ma James Bond non era inglese. Ma James Bond non era inglese. Hai ragione, sono stati loro, gli inglesi, con la loro sterline, il loro matrimonio, la loro regina, hai capito? Pippa Middleton hanno loro. Noi qui in Italia a fare la fame e loro c'hanno Pippa. Pippa! Ah, Pippa. Ah, Pippava. Ah, c'è pure. Ubriacone drogato pure. Però che c'entra James Bond con la borsa? Ma che c'entra James Bond con la borsa? Ma la borsa era di Bond. I Bond e la borsa sono stati la sua rovina. Era sul lastrico ed è stato costretto a... Poveretto. Ha avuto un problema gastrico. Dice che aveva l'urcera. Beh, in effetti pure a me sarebbe venuto nelle sue condizioni. Ma come minimo però. Oh no! Che ha detto? Ha detto sì! Si è sposato! No, si è sposato! Ve l'avevo detto io! Sono sempre migliori che se ne vanno! Se n'è andato nel fiore degli anni, se n'è andato! Eppure stava così bene! Ma prima o poi tocca a tu! Signore e signori, i quattro gusti! Eh sì!
Andiamo avanti questo laboratorio sperimentale concreto e reale. E perché il momento importante questa volta lo voglio presentare io, perché poco fa ci siamo messi d'accordo, mi ha dato due calci, un pugno, ho detto perché non far entrare lo psicologo. Ripreso a calcio e mi ha ripreso a pugni ed è giusto ripresentarlo, signore e signori, lo psicologo! Forse non l'avete capito, signori, è arrivato la lo spips! Va bene. E balla, due minuti, balla un balletto! Scusa. Avanti! Signor psicologo, io ho un problema. Io soffro di Alzheimer contagioso. Cioè, io appena tocco una persona, con lei viene pure l'Alzheimer, capito? Capito cosa? Ma cosa è chi? Ma chi è lei? Ma lei chi? Vabbè, mamma, mi accompagna a fare la spesa. Certo, signora. Non si vede. Facile, facile! I sale e pepe! Sì, forse ci vuole quel pizzico di follia per capire dove stiamo arrivando, ma dove vogliamo andare a parare? Poi pazzo sono io, ma che pazzo siamo? Che do scusa, Vixo, un mazzo di chiavi, mazzo di chiavi. Ma chi stai parlando con Moro? No, sei qua signore, per lo impazzo, cioè, scusate perché abbiamo di tutto in questo... Ah, Vixo, un mazzo di chiavi? No, siccome ho perso la chiave di casa, sono tre volte che le perdo in un mese, non sono pazzo. Lei è quello del caffè, vabbè. No, perché lei che può pensare, questo per dire che dice, questo è pazzo, io non voglio che lei pensa che sia pazzo. No, è sicuro, io non voglio, giustamente può pensare che sono pazzo, le giuro, io non sono pazzo, io lo sto dicendo veramente, cioè, ma da quando sono piccolo... un mazzo di chiavi? No, però dico... Siccome ho perso le chiavi, le ho perse tre volte in un mese, dico, può capitare, però giustamente... No, tranquillo, può capitare di perdere le chiavi. Perché a lei gli è capitato? Sì, una volta è capitato. Vabbè, una volta gli è capitato, ma io tre volte in un mese l'ho perso. No, a me è capitato anche una volta, devo essere sincero, che le ho perse tre volte in un mese. Ha perso le chiavi tre volte in un mese? Una volta mi è capitato. Cioè, lei ha perso tre volte le chiavi in un mese? Una volta è capitato. Ma sta dicendo vero? Ma lei non si vergogna? Cioè, lei ha dovuto scassare tre volte la porta? Cioè, lei ha dovuto chiamare tre volte il fabbro? Lei ha speso un sacco di soldi? Lei è un problema per la sua famiglia? Lei è un problema per tutto il condominio? Perché mi immagino tutta la confusione che ha fatto buttando la porta a terra. Ma che fa? Scherza? Lei perde le chiavi tre volte in un mese? Ma anche lei le ha perse tre volte in un mese? Che c'entra? Mai io busso e mia madre mi apre? E se sua madre non c'è? C'ho sempre il doppione di riserva. E poi il pazzo sono io, ma per cortesia, va. E il pazzo di Stefano Piazza. Sì, vabbè. La giusta è sarà follia. Visto che siamo tutti pazzi, è anche giusto raccontarvi qualcosa di mio, perché sono pazzo qui a far da tutor a quelli che sono molto più bravi di me. Ma è giusto essere qui e raccontare anche le mie storie. Prendo la chitarra e canto una canzone importante, la chitarra. Subito vi canto una canzone dal titolo importantissimo, perché il titolo di una canzone è esplicativo. Cioè, capisci dal titolo che tipo di canzone è. Per esempio, Marco Masini ha scritto una canzone che si intitola Vaffanculo, e già dal titolo capisci che canzone è. E questa canzone, il titolo vi fa capire tutto. Questa canzone si intitola Amico, me la presti la macchina. Siccome devo uscire con una ragazza e mi si è fuso il motore, compà, se mi puoi prestare la macchina, fai tu, amoni, compà, fai tu, senza stress, compà, fai tu, amoni, compà, fai tu, compà, amoni, fai tu, compà, fai tu, amoni, compà, fai tu, compà, amoni, fai tu, compà, fai tu, amoni, compà, fai tu, compà, amoni, fai tu, compà, fai tu, amoni, compà, fai tu, compà, fai tu, amoni, compà, fai tu, compà, amoni, fai tu, compà, fai tu, amoni, compà, fai tu, compà, amoni, fai tu, compà, fai tu, amoni, compà, fai tu, amoni, compà, fai tu. Amoni. Questo era il titolo della canzone. Adesso la canzone. Amico, me la presti la macchina? No! Grazie e... grazie per l'entusiasmo, sì. Allora, un po' per esaltare la bravura di questi comici, sicuramente questi comici nostrani della nostra terra, perché questo laboratorio è siciliano. Questa trasmissione, il TAC, è siciliana, sono tutti talenti siciliani che esprimono la bellezza della Sicilia. Questi talenti che sono per me rappresentano il bello, rappresentano il bello, è una parola che a noi, che per noi rappresenta il bello e la fine del mondo. Paradossalmente questa parola, la fine del mondo, per noi è una cosa bella, perché dire che questa ragazza è la fine del mondo, dire che questa ragazza è la fine del mondo,
dire che è un bel culo è la fine del mondo, per noi sono complimenti e la fine del mondo è così. Però ho immaginato un giorno così, ero da solo e camminavo, tu Noè, Noè, no, prendi gli animali, prendi l'arca e prendi gli animali, prendi la cavalla e il cavallo, prendi la gazza e il organizza tutto tu, vai Noè, mi raccomando, tu Mosè, Mosè, prendi le 10 tavole e sali sul monte Sinai e non ti dimenticare 48 sedie. Dove si siedono con le 10 tavole? Vabbè, tu dov'è? Maometto, la montagna è incazzata con te, sempre lei deve venire. Dove? Giuda, mi fido ciecamente di te. Tu Baldassarre, Melchiorre, Bartolomeo, non vi muovete, apostoli. Prometeo, ogni tanto mantieni, sì. Gaspare, Baldassarre, Melchiorre, portate doni a Natale. Tu, Natale, ogni tanto faglielo un regalo. Tirchio, Lazzaro, alzati e cammina che tua moglie deve rifare il letto. Dove? Prometeo, dove? Perseo, egoista, tutto Perseo, mai per gli altri. Lancillotto, va bene 3 volte la settimana. Hai gratta e vinci? Ci pensa Leonardo, va bene. E tu, Neurone, perché sono io, solo io, mi devo occupare solo io della fine del mondo. Signore, perché la fine del mondo? Tu l'hai fatta in 7 giorni e io distruggerlo in 7 giorni. Ci posso provare, Signore. Il primo giorno tolgo i sorrisi. Anzi no, tolgo il pianto, lascio solo i sorrisi e vedere la gente ridere sempre. Tornare a casa il marito, amore, sono stato licenziato, siamo nella merda. Ma che mi dici? Non abbiamo che mangiare, è troppo bello questo. Ridere sempre. Il secondo giorno levo il pallone alle partite di calcio, che vedere correre 22 giocatori senza motivo è troppo bello. Il terzo giorno levo il denaro alla classe politica, così da poter vedere il politico governare il proprio paese per il piacere di governare. Poi sono scappati tutti, l'ho dovuto rifare e ritornare. Non si va! E diedi soldi a Loreno il poverito, che si arricchì. Poi eliminai i 3 uomini più potenti della terra: Obama, il Papa e Maria De Filippi. Poi alla pausa lavoro tolsi il lavoro. Solo pausa, che si sta meglio. Poi volevo eliminare altre cose, ma ho detto, ma perché eliminare la fine del mondo e non lasciare le cose più belle, esaltare le cose belle e cantare la fine del mondo? La fine del mondo è col freddo una tazza di tè, dormire di notte abbracciati, svegliarsi, sentirsi amati. La fine del mondo è la mattina un buon caffè, le coccole del tuo cane, i broccoli in tegame. La fine del mondo è quel sorriso che fai per me, una torta di cioccolata, una bella cacata. Allora ondo, ondo è la fine del mondo. Endio, endio è la fine dello stipendio. Avete capito il testo, questa parte che potete cantare? Vediamo, ci riproviamo. Ondo del mondo, troppo bello. Endio, endio è la fine dello stipendio. La fine del mondo è quel libro che piace a me, un calcio ad un pallone, una teglia di sfincione. La fine del mondo è quell'auto cabriolet, una passeggiata in bici, una cena con amici. La fine del mondo è la canzone che dedico a te, l'originalità o una che me la dà. Ondo, ondo è la fine del mondo. Endio, endio è la fine dello stipendio. Uca, uca è la fine di verruca. La fine del mondo è quell'auto cabriolet, un calcio ad un pallone, una teglia di sfincione. La fine del mondo è il libro che piace a me, la neve la mattina, il culo della vicina. La fine del mondo è uno spettacolo di cabaret, una bambina nata, ma prima la trombata. Allora ondo, ondo è la fine del mondo. Endio, endio è la fine dello stipendio. La fine
del mondo, questo è il disegno. E come mi pongo senza stipendio? Io dico basta sto cacchio di casta. Quanto ci costa un piatto di pasta? Ho lavorato sì come un mulo e voglio gridare ma vaffanculo. Ondo, ondo è la fine del mondo. Endio, endio è la fine dello stipendio. Uca, uca è la fine di Berruca. One, one è la fine di questa canzone. Isa, Isa, signore e signori, Claudio Casisa. Eni, Eni, e Claudio Casisa, vieni. Ea, Ea, lo chiamo Annandrea. Ora, ora, sono solo fatto voi. Ivan Fiore! Grazie, grazie Ivan. Grazie a voi. Ici, ici, i soldi, spicci, azzi, azze, sti cazzi. No, 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 ragazzi. Va bene, allora noi ringraziamo Ivan Fiore, insomma, perché ci ha sostituiti alla grande. Noi pensavamo di far chiudere questa puntata a lui che è stato il padrino ufficiale del TAG, il laboratorio più bello di questo mondo. Un applauso! Vabbè, così, così, così. Vabbè, vabbè, un po' esagerato. Va bene, però non possiamo concludere se non richiamando qua sopra tutti quelli. Ok, noi ovviamente ringraziamo sempre la rete che ci ospita. Che è una partita di calcio, la rete. La rete che ci la ospita. La rete televisiva. La rete televisiva. Ringraziamo. Ma come feci fare? Dico, ringraziamo tutti, parte i collaboratori, i ragazzi del bar, i ragazzi del Palab. Tizie non di cara, dobbiamo uno tutti, dai, okay. Giovanni. Giovanni Polizzi! E poi Tiziano di cara, insomma, ricordi tutti i ragazzi del palco. Cameraman, Pietro Vaglica. Pietro Vaglica la regia, vai. E basta, chi dobbiamo chiamare? Chi dobbiamo dire? Federico, grazie, non mi ricordo il cognome, ma il Federico Randisi, il tecnico. Questa è l'ultima puntata del TAC, la quinta. Grazie per averci seguito. Insomma, allora noi andiamo a presentare tutti i comici. Omici, presentiamo tutti i comici. E allora, Roberto Pizzo! Pizzo, Izzo, Izzo, e c'è Roberto Pizzo. Lorenzo Paolo Pasqua! Asca, Lorenzo e Pasqua. Marco Manera! Era, e Marco Manera. Maria Grazia! Grazia! Maria Grazia Maltese. Mi sale Pepe. Pepe mi sale Pepe. Usti i quattro gusti. I quattro e gusti. Azza, azza Stefano Piazza. One, one Fabrizio Sansone. Umi, chi ci rimane? È la fine del TAC. Allora, una pausa di quanto? Due minuti di pausa? Sì, grazie. Grazie a tutti, alla prossima, grazie, ciao, ciao. Il TAC. Il TAC.